Buonasera, siamo giunti al secondo appuntamento del giovedì sera, delle ore 18. Si tratta di una serie di incontri pensati per conoscere i vari indirizzi del nostro istituto. Trovate sul sito della scuola anche la registrazione di giovedì scorso, dove la dirigente ha presentato l'istituto. Oggi vedremo in particolare l'indirizzo di elettrotecnica, elettronica ed automazione, e l'indirizzo di meccanica, meccatronica ed energia. Io sono il professor Leonardelli, ingegnere laureato a Padova, coordinatore del Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione, quindi vi presento questo indirizzo. Passiamo allo studio delle articolazioni. I nostri ragazzi alla fine dei 5 anni si diplomano in elettrotecnica ed in automazione. Diamo un'idea di che cos'è l'elettrotecnica e l'automazione attraverso alcune slide e poi attraverso i filmati. L'elettrotecnica si occupa della produzione, distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica, quindi centrali idroelettriche, distribuzione in alta, media, bassa tensione, dimensionamento dei trasformatori, delle linee, protezione, calcolo, dimensionamento delle protezioni alla base delle linee. Si studiano poi gli impianti elettrici, civili, industriali, partendo dalla progettazione dei circuiti di comando, ad esempio dei motori, inversione, avviamento, inversione di marcia, avviamento stella triangolo, compreso il cablaggio complessivo del circuito. Una parte importante, oltre allo studio delle centrali idroelettriche, negli ultimi anni è diventata anche la parte degli impianti eolici e fotovoltaici. Abbiamo poi gli impianti domotici, quindi l'automazione applicata alla casa, Domus, e il tutto programmato, studiato attraverso la piattaforma Connex, KNX. Una parte importante poi è la programmazione dei PLC, che sono dei controllori a logica programmabile. Ecco, l'automazione cosa fa in sostanza? Si cerca attraverso l'automazione di progettare gli apparecchi elettronici capaci di sostituire o comunque aiutare l'uomo nell'esecuzione di operazioni complesse e ripetitive. Qua nell'illustrazione vediamo alcuni esempi di catene di montaggio, la fabbrica robotizzata, per capirci. Una parte importante è l'elettronica, l'elettrotecnica, di cui si studia la parte di teoria e poi le prove in laboratorio. Molto importante poi è la programmazione dei microcontrollori, dei PLC e la programmazione in LabVIEW. Ecco, viene fatto sia elettrotecnica che ad automazione, naturalmente nelle varie discipline appartenenti alle varie articolazioni, le discipline sono soggette a delle curvature particolari in base poi agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Facciamo poi robotica. Questi, negli ultimi anni abbiamo acquistato robot con finanziamenti europei e quindi c'è la possibilità di conseguire il patentino della robotica. Le materie importanti, discipline importanti sono professionalizzanti, diciamo, elettrotecnica ed elettronica, sistemi automatici, tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Ogni settimana si parla di circa 10 ore, poi dipende dalle annate, lo vediamo meglio qua. Ad esempio, in terzo anno abbiamo 10 ore in laboratorio, quarto e quinto anno 9. Le ore tra parentesi rappresentano le ore trascorse in laboratorio alla presenza dell'insegnante teorico laureato e dell'ITP insegnante tecnico pratico. Ecco una carrellata sulle materie, quindi motori, progettazione dei motori, FPGA, la parte elettronica, sistemi automatici, robotica, LabVIEW, TPSE è più concentrata sulla domotica, sulla produzione, distribuzione, dimensionamento degli impianti civili industriali. Il futuro per i nostri ragazzi è legato a una possibilità di iscriversi all'università, seguire le, diciamo, università tecniche. Circa il 50-60% dei nostri ragazzi si iscrive alle università tecniche e prosegue gli studi. Ecco, sono molto importanti le competenze tecniche acquisite, le esperienze svolte in laboratorio, la familiarità con le moderne tecnologie. Lavoro, chi lavora non ha
problemi di lavoro. Sabato ho incontrato uno studente che veniva a ritirare il diploma e mi raccontava che lui lavora, non ha avuto problemi, appena diplomato ha mandato i curriculum e nel giro di 20 giorni gli sono arrivate varie proposte, anche qua vicino, Trento, mi ha detto Spini di Gardolo, Rovereto. Il campo di applicazione quindi è vasto, si parla di elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni. Gli esempi di aree professionali sono legati quindi a quello che abbiamo visto, impianti civili, industriali, manutenzione dei sistemi domotici, illuminazione è una parte importante, poi vabbè, progettazione, misurazione, collaudi di sistemi elettrici in generale anche complessi. Molti nostri ragazzi vengono anche assunti presso aziende fornitrici dell'energia elettrica. Per quanto riguarda l'automazione, anche qua abbiamo progettazione, installazione e manutenzione di sistemi automatici, domotici, misure ambientali e un po', diciamo, tutto quello che riguarda la gestione di sistemi automatici, soprattutto, diciamo, rivolta al campo industriale. Vediamo quindi il filmato che abbiamo preparato in cui vedrete degli assaggi sulle attività che i nostri ragazzi fanno nei laboratori. Facciamo partire il filmato. Alla parte maggiormente applicativa inerente all'elettrotecnica si interseca una forte componente di programmazione legata al ramo dell'automazione. Sono numerose infatti le attività laboratoriali che vengono svolte nel nostro dipartimento. Abbiamo ad esempio il braccio robotico programmabile e controllabile senza fili, dispositivi di simulazione di macchinari 3D, macchine con PLC, impianti di domotica e dispositivi con sensori esterni funzionali alla ricerca di energie alternative e rinnovabili, come quella eolica e quella fotovoltaica. Il problema del surriscaldamento globale è un problema chiave del nostro tempo e per ridurre il surriscaldamento globale è necessario sostituire le energie fossili con quelle rinnovabili. Io sono Mattia Cristoforetti, sono il quinto anno di elettrotecnica e la riquadrata degli impianti fotovoltaici del progetto Geosole 4.0, progetto basato sulla realizzazione di impianti fotovoltaici che seguono il sole. Il tutto si realizza grazie a un software della Nature Instrument che permette di programmare i pannelli solari grazie a una programmazione LabVIEW per eseguire una ricerca del sole in base ai dati di latitudine, longitudine e posizione effettiva inseriti nel programma. Sono Massimiliano Franceschini, uno studente del corso di elettrotecnica. Il progetto del cancello automatizzato si basa sul riconoscimento delle targhe. Sono inserite in un database. Attraverso una fotocamera si va a riconoscere la targa e nel caso in cui viene riconosciuta la targa, il cancello si apre, invece nel caso in cui non viene riconosciuta la targa, il cancello non si apre. Il progetto del cancello automatizzato è stato premiato al progetto DUSEI, organizzato dall'Associazione degli Industriali di Trento. Nei sistemi automatici si parte dallo studio dei più comuni linguaggi di programmazione, tipicamente il C++ e l'ABAP. Si studierà poi la programmazione del braccio robotico, quindi con il suo linguaggio di programmazione, in questo caso il PDL2, per fargli fare alcuni movimenti che potranno poi, se ben compresi dai ragazzi, portare al conseguimento, previo esame, del patentino della robotica internazionalmente riconosciuto. Nel nostro indirizzo abbiamo potuto studiare i programmi Logic Controller e il PAC, comprendenti di tutte le loro funzioni, come i task e i vari input-output del sistema. In particolare abbiamo studiato il programma applicato ad un macchinario aziendale e abbiamo cercato di riprodurne o migliorarne alcuni aspetti. Una volta progettato e programmato questi software e questi sistemi, abbiamo prima utilizzato dei sistemi di simulazione software per verificarne il funzionamento e li abbiamo poi riprodotti attraverso i PLC effettivi su dei sistemi reali, quindi attraverso componenti elettronici e tecnologici. Questo percorso è stato svolto con i PLC della ditta Schneider Electric, che è una multinazionale leader nel settore delle macchine per l'industria.
Abbiamo poi visto dei sistemi automatizzati che riguardano principalmente, nello specifico, la robotica, andando quindi a studiare i principi di funzionamento del braccio robotico, quindi il sistema di controllo dai componenti di cui è formato il robot, come fa a muoversi, e il sistema di programmazione, quindi utilizzando dei software di simulazione, siamo andati a implementare un progetto che poi è stato simulato appunto sul software e successivamente è aggiunto al braccio robotico reale fornitoci dalla Comau. Abbiamo imparato a programmare un robot antropomorfo in modo da far gestire dei movimenti sia di tipo pick and place, sino a raggiungere movimenti più complessi. Al termine di questo percorso abbiamo svolto un test presso le sedi Comau e abbiamo ottenuto il patentino della robotica di valore internazionale. Un altro argomento importante è lo studio della sensoristica, quindi cosa sono i traduttori, come vengono progettati i loro circuiti di condizionamento per la realizzazione di sistemi di controllo automatico delle più svariate tipologie di grandezze, temperatura, illuminamento, spostamento, umidità, eccetera, in modo da automatizzare, per esempio, il clima all'interno di un appartamento. Con questa esperienza di acquisizione e controllo automatico impariamo come le grandezze ambientali, ad esempio temperatura, illuminamento, pressione e umidità, vengono acquisite tramite appositi trasduttori da un sistema informatico che elabora questi valori e li visualizza sullo schermo per poter intervenire con appositi attuatori, ad esempio luci o ventole. E per mantenere queste grandezze che rileviamo all'interno dei valori stabiliti che noi possiamo regolare tramite delle manopole virtuali. Toccando i sensori di temperatura, vediamo come anche sul grafico a schermo viene riprodotta l'aumento della temperatura. Invece, abitando sul trasduttore di umidità, essendo collegato a una ventola, superata una determinata soglia, viene azionata la ventola. La soglia viene imposta da noi e questo vorrebbe simulare un circuito di condizionamento. Per quanto riguarda invece il circuito di illuminamento, abbiamo inserito una fotoresistenza e in base al grado di oscurità che viene applicato sul fotoresistore, la potenza luminosa dei LED aumenta. E invece vi è anche presente un piccolo pannello solare e in base alla potenza luminosa che viene applicata sul pannello solare, anche la conseguente tensione aumenta. Infine, il sistema in rilievo visualizza lo spostamento del cursore di un potenziometro, che potrebbe essere ad esempio adibito alla misura del livello del serbatoio per la luminosità. Al superamento di una determinata soglia che impostiamo noi, viene attivato l'allarme sonoro. Tutte le grandezze che andiamo a rilevare vengono inserite in un grafico in funzione del tempo e in una tabella che è continuamente aggiornata con data e ora. È importante notare che i trasduttori che utilizziamo durante le esperienze in laboratorio sono gli stessi che possono esserci chiesti durante la maturità e lo studente dovrà appunto progettare il circuito di condizionamento che permetta di rilevare i valori che poi verranno inseriti nel sistema informatico. Il software che andiamo a utilizzare si chiama LabVIEW, si presta molto bene a tutti i tipi di trasduttori che possiamo utilizzare. E nel corso del triennio impariamo a progettare e a programmare l'apposito circuito che meglio si presta al sistema che dobbiamo controllare. Bene, quindi perfetto. Dopo il filmato proseguiamo. Diciamo due parole sulla didattica in generale. Abbiamo quattro obiettivi all'interno del nostro dipartimento. Primo, apprendere attraverso una solida didattica laboratoriale, quindi utilizzando un approccio per progetti. Secondo, insegnare, diciamo, mettendo sempre al centro lo studente come soggetto attivo, responsabilizzandolo però, questo è importante. Mantenere, terzo, quindi un forte collegamento con la realtà imprenditoriale del territorio, questo allo scopo di acquisire conoscenze e competenze spendibili sul territorio. Quarto punto, costruire un valido e efficace metodo di studio che porti poi lo studente ad ottenere solide basi tecnico-scientifiche. Un progetto importante che stiamo portando avanti quest'anno riguarda l'impresa simulata.
Lo facciamo in collaborazione col gruppo Giovannini con quadri impianti elettrici con Delta Dor. E col gruppo Giovannini e quadri impianti SRL simuliamo quello che viene realizzato negli uffici tecnici, quindi la progettazione di impianti elettrici civili industriali, partendo dal sopralluogo, dalle specifiche richieste dal cliente e via via fino al progetto, computo metrico, collaudo. Inoltre ci occupiamo della simulazione anche di progettazione di tipo industriale attraverso i PLC in linguaggio ladder, in linguaggio GraphSET, e nonché la progettazione di impianti domotici. Col gruppo Delta Dor ci occupiamo di progettare e costruire dei quadri elettrici utilizzando dei dispositivi in radiofrequenza, per realizzare quindi la domotica in radiofrequenza. Si tratta soprattutto di un controllo del consumo dell'energia e della gestione in generale del comfort negli edifici. Un progetto importante che è arrivato al secondo anno e che coinvolge la nostra quarta elettrotecnica A, un progetto fatto in collaborazione anche con una classe di energia dei meccanici, è il progetto legato alla macchina elettrica, quindi conversione di una macchina tradizionale con un motore a combustione in un veicolo elettrico. Collaborazioni importanti le abbiamo con la BLM Group di Levico, con la SET Distribuzione di Trento che si occupa della distribuzione dell'energia in tutto il territorio trentino. Ecco, questa azienda ha assunto ad esempio l'anno scorso 10 periti elettrotecnici. Un'altra collaborazione importante è con FBK. Era partita col progetto SENSAT, quindi sensori nei rifugi SAT, sensori che rilevano la presenza di fumo, la presenza di un inizio di incendio, quindi sensori molto importanti dal punto di vista della sicurezza, che poi è una collaborazione che è proseguita poi con altri progetti, che aria, che acqua, eccetera. Vediamo alcune aziende che hanno assunto negli anni i nostri studenti. Quindi Domotica Trentina, Domolife Elevatori, Dolomiti Energia, Adige, quindi la BLM Group, Giacca SRL, Gruppo Giovannini, Costa Group. Possiamo vedere qua altre imprese che hanno, diciamo, ospitato i nostri ragazzi in attività di stage, la GPI, la SET Distribuzione, Elettronord, SRL, ElettroPM, ElettroZ, Quad Impianti, MAV di Cosentino, MEC di Scurelle, Pamitron, ma ci sono tante altre, qua ne nominiamo alcune. Abbiamo quindi poi la possibilità comunque di approfondire alcune tematiche utilizzando questo indirizzo email orientatialfuturo@bonarotti.tn.it. E a questo punto vi saluto e passo la parola al Dipartimento di Meccanica, Meccatronica ed Energia. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti a questo secondo appuntamento di Orientati al Futuro, un progetto pensato dall'Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti di Trento per poter permettervi in questo momento un po' particolare di poter visitare almeno in maniera virtuale i nostri laboratori e permette inoltre a noi insegnanti di cercare di chiarirvi in maniera, diciamo, un pochino più mirata, in maniera un po' più approfondita, quali sono le conoscenze, le competenze che si vuole far acquisire agli studenti all'interno di vari indirizzi, ma addirittura in maniera più mirata all'interno delle singole articolazioni. Io sono il professor Micheli, lavoro nell'indirizzo di meccanica, meccatronica ed energia e insieme ai miei colleghi abbiamo pensato di organizzare questo piccolo incontro in questo modo. Vi proietterò all'inizio una serie di slide, con le quali mi aiuterò a spiegarvi che differenza c'è tra un'articolazione e l'altra, quali il quadro orario e via dicendo. Al termine poi ci collegheremo
con i miei colleghi che stanno aspettando all'interno dei vari laboratori insieme ai loro studenti per farvi fare questo viaggio virtuale e per farvi comprendere meglio quali sono le competenze e in con che modalità queste competenze si cerca di trasferirle agli studenti. Quindi, come vi dicevo, l'indirizzo si chiama Meccanica, Meccatronica ed Energia, si suddivide in due articolazioni, articolazioni di meccatronica e di energia. Quindi c'è una parte comune, quella di meccanica, e poi il percorso prende due strade differenti, ovvero al meccatronico si insegna a dimensionare, progettare componenti meccanici che poi assemblati danno origine a delle macchine per poter effettuare delle lavorazioni, e invece nel settore energia si dimensionano, si scelgono dei componenti che messi assieme danno origine a degli impianti. E questi impianti cosa servono? Servono per gestire, trasferire, trasformare l'energia e portarla poi all'utilizzazione. Per esempio riscaldamento di un edificio, un progetto industriale di distillazione, trattamento dell'aria e via discorrendo. Cosa farà poi il diplomato se si inserirà nel mondo del lavoro al termine del percorso di 2 anni di biennio e 3 anni di specializzazione, quindi del nostro indirizzo? Beh, innanzitutto collaborerà, se si inserirà nell'ufficio tecnico, collaborerà nella progettazione, nella costruzione, collaudo di progetti, di prodotti, se è un meccatronico. Invece nella progettazione, costruzione e collaudo di impianti, invece, se è un energetico. Inoltre, se non è occupato nella progettazione, può essere inserito nel settore produttivo, e in questo caso sarà sua cura effettuare la manutenzione e il controllo degli esercizi, appunto dei sistemi meccanici o degli impianti, in maniera da tenerli sempre funzionali e permettere a loro di produrre alla maggior qualità possibile. Inoltre il tecnico deve conoscere le normative del settore, che in maniera così principale il meccatronico deve conoscere la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e in più l'energetico deve anche avere un occhio alla tutela ambientale, a un uso razionale dell'energia, cioè se l'impianto che va a produrre o l'impianto che sta gestendo funziona male è probabile che vada a inquinare di più o vada a utilizzare più risorse energetiche e di conseguenza andare ad avere un impatto negativo su quello che è l'ambiente. Infine, per entrambi, ad entrambi viene data anche delle informazioni relative a quelli che sono un'analisi, una valutazione dei costi. Quindi produrre sì, produrre bene sì, ma anche produrre col minor utilizzo di risorse, in questo caso risorse finanziarie dell'azienda, e questo appunto permette all'azienda di poter lavorare e inserirsi nel mercato in maniera più competitiva. Qua vi presento il quadro orario, vedete che c'è una parte di materie comuni, discipline comuni, e invece poi le discipline di indirizzo che sono 4. Ci tengo a farvi notare che le ore sono equamente distribuite, okay, a raggiungere appunto il montore complessivo di 35 ore settimanali, e nelle materie comuni cosa troviamo? Troviamo l'italiano, l'inglese, la storia, scienze motorie, religione cattolica. Questo perché? Perché noi stiamo formando dei tecnici, e i tecnici devono essere in grado di esprimere correttamente dei concetti, di poter dialogare con i clienti, clienti che non è detto che siano clienti italiani, ma ormai tutte le aziende, anche le più piccoline sul territorio trentino, vendono i loro prodotti a livello direi mondiale, e quindi i nostri tecnici devono inserirsi in queste realtà e quindi poter dialogare, poter discutere, poter chiarire dei concetti anche in lingua inglese, utilizzando ovviamente un linguaggio corretto, il corretto approccio, e innanzitutto e poi anche comprendere e rapportarsi nel migliore dei modi con tutte le persone all'interno dell'azienda e all'esterno, appunto se parliamo dei clienti. Poi successivamente appunto vedete che ci sono le materie per l'articolazione meccanica-meccatronica e le materie per l'articolazione energia. Vi faccio notare che in entrambe troviamo tecnologie meccaniche di processo e prodotto, sistemi e automazioni, meccaniche, macchine ed energie.
c'è una sola materia che ha un nome differente, appunto, che per i meccanici è disegno, progettazione e organizzazione industriale, e per energia invece è impianti energetici, disegno e progettazione. Questo non vuol dire che le tre materie che hanno lo stesso nome fanno le stesse cose, perché di fatto potete vedere come materie uguali hanno in realtà monte ore differenti, quindi all'interno delle materie vengono affrontati degli argomenti comuni, sia meccanica, meccatronica che ad energia, ed altri invece proprie dell'articolazione. Quindi il nostro studente al termine cosa può fare? Beh, grazie alla preparazione teorico-pratica, e ci teniamo a questo termine teorico-pratica, ok, può inserirsi all'interno del mondo del lavoro, trovare una sua collocazione, oppure proseguire in maniera proficua gli studi all'interno di percorsi di alta formazione professionale e università. Adesso entriamo nella seconda parte, quello dove queste informazioni che ho provato a passarvi velocemente vengono ulteriormente approfondite e chiarite all'interno dei laboratori. Quindi ci siamo inventati una piccola storiella che vi chiedo di seguire, che è questa. Un diplomato tecnico la mattina si reca nel suo ufficio e sulla scrivania trova una commessa. Cos'è una commessa? Gli viene richiesto di progettare e costruire un componente, una macchina, un impianto. E quindi lui si siede alla sua scrivania e comincia il suo lavoro. Ecco, questa prima parte del lavoro ce la spiegherà il professor Pedrolli, che si collegherà con noi dal laboratorio di progettazione, disegno, prototipazione rapida e CAD-CAM, e insieme ai suoi studenti ci spiegherà le prime fasi del lavoro del nostro tecnico. Questo è il laboratorio di disegno, progettazione e organizzazione industriale. Qui sostanzialmente si parte dai calcoli, si parte dalla base teorica, si cominciano a capire i principi matematici e fisici per ottenere un risultato desiderabile. Infatti il progettista è un professionista che mette insieme questi pezzi, mette insieme le sue conoscenze per ottenere un progetto finito che funzioni come preferisce. Oltre a lavorare sugli oggetti, si studia anche la gestione, la logistica e l'economia, che ci porta ad ottenere quelli che sono i prodotti che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni e non nella vita di tutti i giorni, perché si parte dalla macchina del caffè e si arriva fino alle navicelle spaziali. Gli strumenti che usiamo sono innanzitutto carta e matita. Il disegno parte a mano, parte sulla carta, parte dagli strumenti più semplici, però principalmente passiamo agli strumenti che sono utilizzati dal punto di vista professionale, quindi le piattaforme CAD, che ci permettono di realizzare una rappresentazione tridimensionale degli oggetti che andiamo a sviluppare. Rappresentazione tridimensionale che possiamo utilizzare anche con delle piattaforme chiamate CAM per passare dall'idea, dal disegno, dalla rappresentazione al prodotto vero e proprio, quindi passando a quelli che sono gli argomenti sviluppati anche in altri laboratori. Qui sviluppiamo la prototipazione, nel senso che utilizziamo delle costruzioni leggere per realizzare attrezzature e macchine funzionanti e utili a capire quelli che sono i principi fondamentali della meccanica, della meccatronica e dell'energia. Le macchine che abbiamo in questo laboratorio sono principalmente la macchina per taglio laser, stampa 3D, una fresatrice a controllo numerico, che ci permettono di realizzare i primi piccoli pezzi leggeri per andare a costruire le piccole attrezzature. Le grandi attrezzature le possiamo costruire negli altri laboratori. Bene, avete visto come il team del professor Pedrolli ha costruito un oggetto, un prototipo però, non è l'oggetto che possiamo consegnare al nostro cliente. E insieme a questo oggetto ci hanno anche fornito un file pieno di righe di codice, penso che per voi quella schermata era quasi incomprensibile. Ecco, quindi noi adesso ci trasferiamo dal professor De Paoli, che ci aspetta nel laboratorio di macchine utensili tradizionali e CNC, e ci farà vedere come prendendo questo codice e dandolo alle macchine a controllo numerico, le stesse ci produrranno il nostro componente.
Dopo la progettazione e la prototipazione del componente meccanico, adesso è necessario eseguire la realizzazione del componente e per questo ci siamo trasferiti nel laboratorio di tecnologie meccaniche di processo e prodotto, nella quale attraverso alcune tecnologie meccaniche, come ad esempio quelle di esportazione di trucciolo, vengono realizzati componenti meccanici veri e propri in acciaio. Tra questi macchinari abbiamo macchinari manuali e macchinari a controllo numerico che funzionano grazie all'ausilio di un computer e dei suoi comandi. Durante l'inizio del triennio di meccatronica, al terzo anno, terzo e quarto anno, si inizia con l'utilizzo di macchinari manuali per capire la fisica che sta alla base dell'utilizzo di questi macchinari e quindi dell'asportazione di trucciolo. Dopodiché, durante la fine del quarto anno e l'inizio e quindi tutta la prosecuzione del quinto anno, si arriva alla realizzazione di componenti mediante l'utilizzo di macchinari CNC a controllo numerico. All'interno del laboratorio sono presenti differenti simulatori che permettono agli studenti di capire e imparare la programmazione dei macchinari a controllo numerico. Ci sono simulatori che permettono la programmazione in tornitura e simulatori che permettono la programmazione delle fresatrici a controllo numerico. Le attività di laboratorio sono molto importanti all'interno del nostro istituto perché permettono alla figura del tecnico di capire i principi fisici e il funzionamento dei macchinari. Bene, il team del professor De Paoli ha quindi realizzato l'oggetto. Dai calcoli del team del professor Pedrolli all'oggetto finito del team del professor De Paoli. Lo possiamo consegnare al cliente il nostro oggetto? No, dobbiamo ancora controllarlo, collaudarlo e se il componente è particolarmente complesso anche testarlo. Ecco allora che adesso ci collegheremo col professor Cagliari che ci aspetta nel laboratorio di meccanica e macchine a fluido dove ci farà vedere come agli studenti venga insegnato a testare gli oggetti, a utilizzare i banchi prova, ok? Per testare questo oggetto. Se l'oggetto supererà il test, allora a questo punto sarà pronto per essere consegnato al nostro cliente. Qui ci troviamo nel laboratorio di meccanica applicata e macchine a fluido. Sono due materie che vengono studiate in entrambi i corsi di meccatronica e di energia. Nel corso di meccatronica si dà particolare importanza alla meccanica applicata, nel corso di energia si dà invece maggiore importanza alle macchine a fluido. La meccanica applicata insegna a calcolare le sollecitazioni alle quali sono soggetti gli organi meccanici e a dimensionarli in modo che ad esse resistano, mentre nello studio delle macchine a fluido si studia la trasformazione dell'energia da una forma idraulica, termica a meccanica o viceversa. Il componente ha superato tutte le prove e pertanto è pronto per essere consegnato al cliente. I più attenti di voi però si saranno accorti che abbiamo visitato solo 3 laboratori, ma le materie di indirizzo sono 4 e di fatto manca sistemi automazione. Adesso quindi andiamo dal professor Finizio, che ci sta aspettando con i suoi studenti, proprio nel laboratorio di sistemi automazioni e ci spiegherà per che motivo viene studiata e approfondita questa materia anche nel settore di meccatronica ed energia. Lo scopo di questa disciplina è di far acquisire ai ragazzi una logica di tipo sistemico, cioè devono avere la capacità di poter gestire i vari elementi che avranno a disposizione la loro futura vita lavorativa, quali possono essere ad esempio trasduttori, sensori, controllori di logica programmabile e saperli gestire e farli interagire fra di loro. Cosa abbiamo in questo laboratorio? Possiamo contare su attrezzature quali pannelli pneumatici, nei quali andremo a montare i dispositivi che ordinariamente vengono utilizzati nelle realtà industriali moderne, attrezzature di elettrotecnica e di elettronica che faranno apprendere allo studente l'utilizzo che se ne può fare nell'ambito della realtà industriale. Abbiamo manipolatori a più assi e sistemi controllati da PLC che hanno la loro normale e naturale applicazione anche nella nostra vita quotidiana.
Abbiamo così concluso il tour virtuale in alcuni dei laboratori di meccanica, meccatronica ed energia. Vi chiederei però di rimanere con noi ancora alcuni minuti perché vorrei condividervi la testimonianza di due studenti che hanno appunto scelto il percorso meccanica, meccatronica ed energia. Al termine di queste due testimonianze prenderò ancora la parola proprio per due minutini, poi vi lascerò andare e vi darò ancora alcune informazioni utili. Sono Silvia Zanoni della classe quinta meccanici A dell'Istituto Tecnico Buonarroti. Ho scelto l'Istituto Tecnico perché fornisce un diploma che garantisce l'accesso diretto all'università negli indirizzi specifici, ma consente anche di accedere direttamente al mondo del lavoro. Ho scelto l'indirizzo di meccanica perché mi interessava la possibilità di poter sviluppare un'idea dall'inizio alla fine, quindi di ottenere un prodotto finito. Nel corso del triennio viene data la possibilità di fare più progetti. La mia classe ha fatto green jobs, come ad esempio, che permetteva di sviluppare un prodotto o una società. Io ho frequentato l'anno all'estero grazie a una borsa di studio, per cui sono andata in Finlandia. Penso di continuare con l'università e studiando più approfonditamente l'ingegneria meccanica. Sono Luca Della Torre e mi sono diplomato in meccanica e meccatronica nel 2020. Ora sto frequentando il primo anno di ingegneria industriale a Trento. Grazie al percorso di studi presso l'Istituto Buonarroti ho potuto approfondire sia materie teoriche ma anche materie tecniche, sempre con un occhio di riguardo verso la lingua inglese. Inoltre ho potuto frequentare moltissime attività extrascolastiche, tra cui percorsi di studi all'estero, visite guidate in aziende innovative del territorio, gare di dibattito, gare sportive, eventi teatrali e anche progetti di azienda simulata. Tutto questo mi ha permesso di costruire delle basi solide per poterle poi utilizzare nel percorso di universitario. Come avete sentito dalla voce degli studenti, l'Istituto organizza anche attività extra a quella che è la didattica e l'attività laboratoriale, con partnership con aziende del territorio, con enti di ricerca del territorio, ma anche partnership europei. Tutti questi progetti che sono stati attivati e sviluppati negli anni li trovate sul nostro sito www.buonarroti.tn.it. È stato inoltre creato anche un indirizzo mail, orientatialfuturo@buonarroti.tn.it, al quale potete inviare quesiti, curiosità o dubbi relativi alla scelta dell'istituto, dell'indirizzo o dell'articolazione. Concludo facendovi il mio più sincero augurio di riuscire a trovare all'interno dell'offerta formativa territoriale quell'indirizzo che più si avvicina ai vostri interessi, in maniera tale da poterli sviluppare durante lo svolgimento degli anni di studio e raggiungere così la più alta soddisfazione possibile. Vi saluto, vi auguro una buona serata, alla prossima.